Dopo soli 5 anni, Don Guido Novella lascia la parrocchia di San Giovanni Bosco a Belluno per andare a Roma. Come mai questa partenza in anticipo rispetto a quello che solitamente avviene nell'avvicendarsi alla guida di una parrocchia? Sono sorprese che capitano a tutte le età, perché anch'io non è che sia giovanissimo, anzi. Comunque mi hanno chiamato e ho risposto, valutando la situazione, ho risposto di sì, confidando proprio anche nell'aiuto del Signore, perché se mi chiamo vuol dire che c'è un progetto, anche se insperato, impensato, nuovo, e così insomma, con semplicità. Ho letto anche nella chiamata un certo piano del Signore. Questi 5 anni qui a Belluno che cosa sono stati per te? Veniva un'esperienza molto ricca a Verona, parrocchia molto grande, di 13.000 abitanti, mi trovavo molto bene. Anche lì, per varie vicende, sono stato, per chiamata ulteriore, per esigenze ulteriori, sono stato chiamato qui a Belluno e sono venuto qua un po'. Il cambio è sempre stato, anche in quel caso, un po' nuovo, un po' con difficoltà, però mi sono messo con semplicità a leggere la situazione. E poi ho cercato di voler bene alla gente, che credo che sia la cosa più importante, e ho visto che i bellunesi sono un po' radice dura, però con grande affetto sotto. D'altra parte avevo già avuto un'esperienza a Trento, nella diocesi di Trento, dove ho svolto per 14 anni un servizio di animazione dei catechisti, anche là gente dura, però con grande cuore, quindi cosa molto bella, ti riempie veramente di gioia. Che cosa pensi di aver dato in questi 5 anni e che cosa hai ricevuto? Ho cercato di essere così come sono, con la mia povertà, ma anche con il mio desiderio di bene e con la mia anche attenzione, soprattutto per la bellezza, per il messaggio che deve essere comunicato anche attraverso le immagini, l'accoglienza in chiesa, la pulizia, l'ordine e anche, per quello che mi è particolarmente sensibile, comunicare attraverso tutti i linguaggi, la Chiesa, come si presenta nei tempi feriali, nei tempi anche di solennità, però così cercando di motivare poi soprattutto la gente a prendersi la propria responsabilità, senza intervenire in modo da fare tutto io, ma così lasciando la responsabilità a loro, anche con pazienza, anche se i risultati non sono immediati, però credo che lasciare spazio ai laici è molto importante. Ho ricevuto tanta dimostrazione di affetto, soprattutto adesso emerge in questo momento di partenza. Non pensavo che tanta gente avesse letto il mio messaggio così con semplicità, fatto di questi elementi. E invece ho visto che mi sono stupito veramente di questa attenzione della gente nei miei confronti. Alle tue spalle la storia di Don Bosco, di San Giovanni Bosco, patrono di questa parrocchia, e alle tue spalle una storia che poi ha segnato profondamente la tua vita. Che cosa ci racconta ancora e che cosa potrà raccontare ai giovani di domani Don Bosco? Ecco, la storia di Don Bosco è stata una storia molto normale, con tante difficoltà. Ha cercato di leggere proprio negli eventi, nelle persone, soprattutto nelle esigenze delle persone, quello che lui poteva dare. E anche lui ha avuto vari esodi. Fin da bambino, da ragazzo, ha dovuto lasciare la sua famiglia perché in famiglia i suoi fratelli non andavano d'accordo, non condividevano la sua scelta di studiare, di mettersi a disposizione degli altri. Ha dovuto lasciare la casa fin da bambino. Sua mamma Margherita, con il cuore straziato, l'ha lasciato andare e poi si è reso disponibile proprio a leggere negli eventi e soprattutto nella storia delle persone, soprattutto quelle più disagiate, i giovani più disagiati, quello che il Signore chiedeva da lui, e si è messo a disposizione così, inventando con la sua fantasia mille cose, peregrinando
in Torino, in Italia e anche all'estero, proprio per i suoi cari giovani. Credo che i ragazzi di oggi abbiano tanto bisogno di essere ascoltati, ascoltati con la compagnia, con la presenza anche semplice, così col sorriso, senza pretendere da loro chissà che cosa. Se non vanno a messa, beh, stare insieme con loro, poi maturerà attraverso il contatto personale anche l'adesione ai valori che noi vorremmo consegnare loro. Amate i giovani e i giovani ameranno quello che voi volete proporre loro, dice Don Bosco. Credo che sia la cosa vincente per oggi.